dopo 4 giorni si torna quasi alla normalità o... Sì, diciamo si è ripreso a lavorare dopo 4 giorni, con i disagi comunque ancora devono risistemare questa parte qua danneggiata. Nonostante si parla di divieti di sosta, le macchine che hanno ostruito il passaggio dell'acqua, oggi vediamo le macchine parcheggiate. Sì, persistono comunque il parcheggio. Quindi non cambia nulla? Non cambia niente, si riverificherà di nuovo, anche perché non stanno attenti neanche alle allerte date per mettere in sicurezza. Poi chi ci va nel mezzo, ci andate voi che avete attività che mi distruggono. Sì, a parte l'attività anche l'abitazione. La volta prima sono rimasto tutto il fango all'interno dell'abitazione, no? Cioè dipende dove le macchine poi si accatastano, no? Quello è dove fanno tappo. Noi oggi siamo venuti con le nostre telecamere per riprendere qui, per vedere un attimino se era tutto libero il passaggio, ma vediamo tutte le macchine parcheggiate di nuovo, non controlla nessuno. Ma i vigili ogni tanto passano a fare delle multe, l'unica cosa che manca la segnaletica, c'è solo un divieto di sosta nascosto al termine del divieto di sosta, no? Ed è pure messo in modo ambiguo, perciò le persone non sanno che ci parcheggio, però magari si ritrovano la multa, ma infatti penso che alcuni l'avranno anche contestata in questi ultimi 2 mesi, diciamo. Ecco, è stato un Ferragosto come gli altri anni per lei, oppure nonostante che subito... No, io il giorno di Ferragosto purtroppo ero chiuso, perché dovevo terminare di mettere a posto. Quindi ha subito un danno? Quello notevole. Sì. Diciamo notevole, insomma, per la mia portata, sì. Anche se non è una di quelle attività più fiorente, diciamo, più fiorente del lungomare. Come può vedere ancora abbiamo i disagi fuori. Il marciapiede danneggiato, insomma non si sono preoccupati qui a pulire questa zona. Ho dovuto ripulire un po' io, hanno lasciato le bombole del gas che vediamo là. Si ritorna come era prima alla fine. Sì, rimane tutto come era prima, diciamo così.